Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glaciasphere ed oggi esploreremo Giubilopoli e arriveremo molto probabilmente fino a Mineropoli. Detto ciò, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco Pokémon Fire Rush, appunto, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video con i vostri amici per farli conoscere questo fantastico videogioco che ripercorre le avventure di Ash dell'anime da Kanto fino ad Alola con tutti i Pokémon disponibili. Detto ciò, la nostra squadra per il momento è questa: Turtwig, Starly e Pikachu. Swellow lo tengo solamente per volo, per comodità, per spostarmi io. Quindi iniziamo ad esplorare questa Giubilopoli. They have more security now because of it. Ok, lui è riuscito a sgattaiolare dentro il Contest Hall per tantissimo tempo ed ora hanno più sicurezza proprio per quello. Salve vecchietta. E ci dà una Quick Claw lei. Perfetto. Quick Claw è molto utile, eh? L'avevamo dato a Torkoal, se vi ricordate, durante la parte di Hoenn. Questa sta saltando scuola, sta facendo sega, com'è che dite voi. In ogni caso, sta saltando scuola, quindi non dobbiamo dirlo a nessuno. Qui c'è un attacco X che venderemo prontamente perché è uno strumento inutile. Poi, salve. Entriamo in questa casetta. Oh, è una scuola. Tu sei un allenatore, giusto? Lui sa molto riguardo ai Pokémon. Ok. Landis. John Landis, proprio lui? Allora. Intimidate. Questo sarà fastidioso. Andiamo di Razorleaf. Non paralizzarmi, grazie. Ok, forse riusciamo a tirarlo giù con due colpi. Perfetto, abbiamo battuto anche Shinx. Fortissimo Turtwig. Livello 9. E vorremmo imparare assorbimento. Assorbimento però è speciale, quindi lui è un attaccante fisico. È sempre meglio di sintesi, quindi gli metto assorbimento al posto di sintesi, però molto probabilmente glielo toglieremo. Perfetto, abbiamo battuto anche l'allenatore qui. Assicurati di leggere quello che c'è sulla lavagna molto attentamente, ma anche no. Questo vuole andare fuori a giocare, questo si diverte tantissimo in questa lezione, questo dovrebbe magari smetterla di rompere le balle, e questo ci dice che ha imparato moltissimo qui dentro. Va bene, grazie bambini. You ever just wonder what everyone else is doing? Are we even progressing? Mi spiace, caro NPC. Non state facendo davvero una sega di niente. E qui c'è Brock. Andiamo a sfidare Brock. Lashal, ho incontrato la ragazza più bella di tutte. Prima. Siamo arrivati. Abbiamo viaggiato qui. All the way to Sinnoh. Siamo arrivati qui da fino a Sinnoh. Pensavo fosse lei quella giusta. Salta fuori che aveva un ragazzo. Il mio cuore è stato spezzato. Povero Brock. Vorrei provare. Vuoi provare a rallegrarmi un po'? Ma certo, caro Brock, ma certo. Bellissimo come personaggio, Brock. Pur essendo una macchietta più o meno, è un personaggio che funzionava tantissimo nei cartoni animati. Razorleaf su Bonsly. Flagello, questo mi farà male anche perché ha poco HP. Però recuperiamo un po' di HP noi. Bonsly l'aveva già preso alla fine di Hoenn, alla fine della Battle Frontier, se ben ricordate. Livello 10 per Turtwig ed ora manda Croagunk. Contro Croagunk io manderei Starly, però. Manderei Starly perché Croagunk è di tipo veleno e Turtwig non è che possa fare molto per ora, finché non diventerà Torterra perlomeno. Andiamo di Wing Attack. Oh, veleno lotta, è vero. Non è solo veleno lui, è veleno lotta. Ecco perché è super efficace. Grazie per il veleno comunque, pezzo di merda. Vai, muori. Addio Croagunk. E abbiamo battuto anche l'allevatore Brock. Mi manca così tanto. Mi spiace Brock. Grazie per la battaglia, mi sento molto meglio ora. Perché non prendi questo? Non mi servirà più. Questo era un regalo per lei. Una Sacred Ash, minchia. Ha la faccia del regalo. È una Sacred Ash, risuscita tutti i membri della tua squadra morti. È fortissima sta roba. Andiamo a fare una cappettina al centro Pokémon, curiamoci. Ecco qua, alle persone qui nel centro Pokémon avevamo già parlato nello scorso episodio quando eravamo arrivati a Giubilopoli. E continuiamo ad esplorare. Di qua non possiamo andare a est per ora, però possiamo continuare ad esplorare di qui. C'è una casetta. Vediamo un po' chi c'è dentro, un vecchietto. Sei mai entrato? Hai mai partecipato ad un contest, ad una gara? È molto difficile entrarci e non aprono molto spesso. Ho la sensazione che a Sinnoh riusciremo ad entrare in questo contest, eh? A differenza di Hoenn in cui la deadline era sempre
era sempre già chiusa, comunque mancavamo sempre la data di scadenza per iscriverci. Non è fantastico quest'area del parco, ma certo che sì, dovrebbe anche esserci uno strumento invisibile in questo parchetto. Eccolo qua, da Stardust, stavo per dire, ma non mi metterò a spammare tutte le aree per cercarlo, l'ho già trovato, perfetto. A questo punto vendiamo la Stardust subito e vendiamo anche l'attacco X, così manteniamo anche un po' ordinata la nostra borsa. Attacco X è finito qui magari. Dov'è attacco X? Avevo già un attacco X che non avevo venduto? Davvero? Sembra strano. Quindi è andato su? No. Dov'è attacco X? Ah, sono tutte qui queste. Ok, ecco perché non le vendevo. Perché non capitavo mai in questa parte della borsa. Via, vendi tutta sta roba. Tanto non serve nulla. Ok, proseguiamo. Andiamo ancora più a nord. E qui c'è un tizio. Salve. I can teach your Pokémon a move. Roost, che sarebbe Trespolo. No, grazie. E tu invece cosa vuoi? Vorrei che il contest hall wasn't filled up right now. Non vorrei che fosse piena. A questo punto possiamo entrare nella gara di Jubilopoli. Allora, tu dovresti insegnarmi una mossa, giusto? Endure, ok. Ma non vogliamo imparare Endure. Tu invece cosa dici? Un giudice della gara. Ah no, a contest, una gara, giudica i tuoi Pokémon. Before you get to move on to the battle rules, prima che tu effettivamente vada sul campo di battaglia. Sì, è una cosa più legata all'eleganza, se non sbaglio, dei Pokémon. I'm too old for this. I should quit while I'm behind. Ok, questo è troppo vecchio per queste stronzate. Allora, Glacial, ecco qua di Cinda. Vuoi entrare anche tu nella gara? Sembra che potremmo condividere la nostra prima volta. In che senso, Lucinda? Non preoccuparti, non me la prenderò se mi batterai. Ok, welcome, benvenuto. Sei appena in tempo per entrare nella gara. Cosa? Non è un pass? Aspetta, fammelo. Ecco che te ne do uno. Beh, grazie. Questo ti permetterà di entrare nelle gare di tutta Sinnoh. Vieni a parlarmi ancora se vorresti entrare, ma certo che voglio entrare. Vai, andiamo. Andiamo con il buon Turtwig. Vai. Eccoci qui. Salve. Lo stage, per la parte della performance, giudicherò i tuoi Pokémon. Ok, vai, Turtwig. Sì. Questo è un potenziale decente, dopo tutto. Questa è la mia valutazione ed è finale. Incidentally, I will say the best potential lies in its attack. Beh, sta valutando di V, ragazzi, cioè chi se ne frega, va bene. Abbiamo capito. E a questo punto dobbiamo combattere, vai. Perché tanto di B li possiamo vedere, cioè non ha senso che ce li valuti lui. Sti cazzi. Contro Glemiao. Sono un sacco di Pokémon di Sinnoh che io avevo scordato della loro esistenza proprio. E mi fa piacere rivederli qui. Minchia, colpo critico. Addio Turtwig. Per questo colpo critico dovrei vincere a tavolino, eh. Capito, Zoe? Questa è la battaglia. E i giudici stanno ora decidendo i punteggi. La sfidante Zoe vince by a landslide, forse per un soffio. Andrà al round 2, al round successivo. Grazie per aver partecipato. Prendi questo premio come consolazione. Me l'ha tamato Barry, grazie mille. Quindi, pur avendo vinto, questa volta proprio di trama il percorso, cioè la gara la perdiamo. Va bene, salve. Per qualche ragione la strada, la luminosità non sta funzionando, la luminosità della strada. Ok, certo, andare qui a nord però per adesso non ci conviene andare qui a 204, perché in realtà noi vorremmo andare a ovest, a est volevo dire, scusatemi, verso Mineropoli. I swear he goes and puts an item there every day. There is no way that people keep dropping stuff there. Cosa? If you look near the tree in town, you should find an item, ok? Questo ci diceva appunto che quel tizio continua ad andare là a seppellire degli oggetti, ma nessuno li troverà mai. E abbiamo trovato appunto la Stardust. Quello era l'oggetto. Con te abbiamo già parlato? Questo è appena venuto qui da Mineropoli. Quel posto è davvero grande. Sono d'accordo, Mineropoli è grandissimo. A questo punto andiamoci. Oh, Paul! Cosa stai facendo qui? Ah, quindi stai pensando di andare a sfidare le palestre di questa regione? Non farmi ridere.
un allenatore come te è tagliato fuori da una roba come quella. Ma ne sei sicuro? Ma boh, cioè io ho vinto la Battle Frontier. Va bene. Allora, Chimchar contro Turtwig. Non è una scelta adatta per il mio Turtwig. Andiamo di morso. Mishotti? Ok, non Mishotti, fortunatamente. A questo punto posso mandare Starly, che spero tanchi due ruotafuoco. Forse anche solo uno. Ok, no, usa Graffio. Beh, grazie. A questo punto Wing Attack. E addio Chimchar. Aveva solo Chimchar questa volta, Paul. Pensi che quello sia abbastanza? Ma certo che sì. I was using one of my weaker Pokémon and you still barely won. Stavo usando uno dei miei Pokémon più deboli e hai faticato a vincere. Vai a casa, finché puoi. Ma questo è un po' stronzo. Questo è ancora più stronzo di Gary, comunque. E la cosa è figa, perché io preferisco i rivali stronzi, dato che poi hai anche più soddisfazione nel batterli. Cioè, se pensate a rivali come Hau, mi sembra si chiami, quello di Sole e Luna. Cioè, davvero, un rivale completamente rincoglionito. Prende il Pokémon più debole al tuo. E ogni volta che perde si congratula con te. Ti dice quanto sei forte. Cioè, ma boh, va bene. Che soddisfazione puoi mai avere a battere un tizio così. Allora, proseguiamo lungo il percorso 203. Salve. Hai evitato l'erba? No, ci sono passato proprio attraverso prima. Non so se mi hai visto. Michael, che manda in campo Bidoof. Andiamo quindi con Foglia Lama. Stab, fa malissimo, e addio. Poi Zubat, sì, contro Zubat cambia Pokémon e mandiamo Turtwig. Volevo dire Starly. Ah, Grotol, ecco, mi è venuto in mente adesso. Si stava ancora pensando, no, come si chiamava il secondo stadio evolutivo di Turtwig. Grotol. Ecco perché non mi veniva in mente, non iniziavo con Tur o Tar o qualsiasi cosa. Ok, lì sopra c'è uno strumento. Cortino questo percorso. Pokéball. Prendiamola, fa sempre comodo. Qui potremmo magari pescare. Però non penso che pescando si trovi qualcosa, eh. Vai, combattiamo anche contro di lui. Anzi, Dallas, scusatemi. Cricketot, bellino lui. Non ho mai usato Cricketot in vita mia. L'ho sempre trovato un Pokémon abbastanza brutto, in realtà. Da usare più che altro. Non mi è mai ispirato nulla. Però Cricketune non dovrebbe essere malaccio. Ok, abbiamo battuto Dallas. Questo allenatore, tra l'altro, me lo ricordo dai giochi che aveva solo Cricketune che usava pazienza. Cioè, Cricketot, non Cricketune, che usava solo pazienza. Me lo ricordo dai videogiochi. Quell'allenatore lì. Ecco, sapete che Platino io l'ho giocato relativamente tanto. Non tanto quanto Rossofuoco. E quindi non mi ricordo a memoria tutti i vari percorsi e le varie città, questo no. Però l'ho giocato parecchio, Platino. E fu l'ultimo mio gioco Pokémon che giocai davvero tanto. Perché poi da lì in avanti, Bianco e Nero li avevo provati, ma li ero arrivato alla fine, li avevo giocati tutti, ma non mi avevano colpito più di tanto. Forse perché ero anche un po' cresciuto a quel punto e cercavo qualcos'altro dai videogiochi, mentre Pokémon era rimasto abbastanza terra-terra, abbastanza bambinesco. E so cosa state per dire, però la trama di Pokémon Bianco e Nero è più matura. Sì, sono d'accordo, è più matura, ma rimane comunque ad un livello abbastanza base e da bambini, diciamo così. È sicuramente più matura degli altri, ma comunque rimane ad un livello bambinesco. Vai, battiamo lui. E poi vabbè, ovviamente X e Y, contando anche il fatto che uscivano, mi sa, solo per 3DS, non li ho proprio comprati. E avevo perso proprio interesse in Pokémon a quel punto. Andiamo ancora di Foglia Lama. Interesse che poi mi è ritornato qualche anno più tardi, quando già erano usciti, forse in concomitanza dell'uscita di Pokémon Sole e Luna, mi erano un po' tornato l'interesse. E a quel punto avevo comprato un 2DS. XL, non quello che comunque si chiude, non quello bruttissimo aperto che non si può chiudere. A questo, tra l'altro, è un Pokémon selvatico. Non so perché mi sia messo a batterlo. Pensavo fosse lei. Vai, sfidami. Stavo andando a prendere quello strumento che abbiamo visto prima. Però, appunto, mi era tornata un po' la voglia di Pokémon. Avevo comprato il 3DS con Pokémon Cristallo. Cioè, il 2DS, scusatemi, con Pokémon Cristallo. E Pokémon Cristallo me l'ho giocato tutto, me l'ero goduto anche tanto, perché non l'avevo mai giocato ad un Pokémon della seconda generazione. Avevo giocato a Oro Heart Gold, il remake.
Però non mi aveva colpito tanto, devo dirvi la verità, perché mi aspettavo tutt'altra cosa. Non ero ancora molto informato a quell'epoca su Pokémon in sé. E mi aspettavo fosse un gioco, tra virgolette, completamente nuovo. Invece avevo trovato i Pokémon vecchi. Non mi era piaciuto più di tanto, ma perché ero stupido io, non sapevo fosse un remake, banalmente. Anazlif, anche qui. Ok, fuga. Ok, proseguiamo. A questo punto abbiamo trovato tutto quello che c'è da prendere in questo percorso. Only top 8. As if that brings in, is in, in enough to pay the bills. Ok, va bene. Vediamo se c'è qualche altro strumento qui. Tu sei un allenatore? Lui sta cercando delle appunto plate, delle slab. Com'è che vengono tradotte in italiano? Delle lastre. Lastre, giusto? Delle lastre. E ce ne sono 17. Appunto, in tutta Sinnoh. Qui c'è una Moonstone. Noi per adesso non andiamo a nord, ma continuiamo ad andare a est verso Mineropoli. Cosa Ursaring qui, davvero? E Ursaring me lo trovo giù molto volentieri. Dovrebbe darmi un bel po' di esperienza. Absorb. Infatti, là non male. Proviamo a cambiare Pokémon per ora, a mettere davanti un po' Starly. Certe volte non prende i comandi, quindi sembra che io clicchi due volte in maniera stupida, e che non prende, cioè premo il tasto ma non prendo il comando di andare in su. Questa grotta è troppo buia. Beh, non mi sembra. Prova ad andare nel tunnel roccioso di Kanto, vedi quanto è buia la grotta lì. Ok, Starly contro Starly. Io sono due livelli avanti, mi sa che questo povero Starly non potrà fare nulla. Però che danno! Con solamente azione mi ha tolto quasi un terzo di vita. Shinx. Sì, contro Shinx ovviamente cambia un Pokémon. Ma andiamo a Turtwig. Ecco qua. E andiamo di Razor Leaf. Ok, lui si carica e aumenta la sua difesa speciale. Non conta niente, dato che noi attacchiamo con un attacco fisico. Didaluz, certo che hai perso, caro mio. Prendiamo questa Stone Plate. Ecco qua, la lastra pietra. E sfidiamo anche questa allenatrice. Diana o Diana con Budio. Ok, Budio che non abbiamo ancora catturato qui. Anche se tecnicamente lo puoi trovare nei primi percorsi che fai a Sinnoh. E che non l'abbiamo proprio trovato. Psyduck, lasciamo starli. Andiamo di aerosalto. Comunque la difesa di Psyduck mi stupisce sempre. È davvero alta la difesa di Psyduck. Doppio team. Sapete che non è male, eh? Beh, ovviamente al posto di Raffica, tanto non lo userò mai. Ho già attacco d'ala e aerosalto, quindi. E andiamo di aerosalto di nuovo. Azione, va bene, dovresti reggerla tranquillamente. E altro aerosalto. Perfetto, iniziamo anche ad avere. Ma è pur team la mia povera squadra, mi spiace. Iniziamo anche ad avere i Pokémon di Sinnoh relativamente allenati. Ed eccoci qui a Mineropoli. I wish the cave wasn't here. I hate going through it. Questo odia andare attraverso la caverna. Mi spiace, bro. Andiamo a cercare il centro Pokémon, però la palestra per adesso è chiusa, come vedete c'è Guido davanti. Ecco qua. Centro Pokémon. Pokémon curati. Parliamo a loro, salve. I just got an Azumarill from some boy. Said it was too pathetic for him. Potrebbe essere Paul, che ha detto che un Azumarill era troppo patetico come Pokémon per lui, quindi l'ha regalato quel tipo. Questo lavorava in miniera. Lo ha fatto solamente per trovare dei fossili, poi ha smesso, beh, giustamente. Bene, a questo punto, dopo essere arrivati a Mineropoli, direi che anche questo video può finire qui. Nel prossimo esploreremo Mineropoli e molto probabilmente andremo a battere la prima palestra di Sinnoh. Quindi non perdetevi il prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!